I prodotti locali sono arrivati ieri nel polmone verde del Parco Fluviale di Sulmone. Produttori biologici di Terra Viva hanno dimostrato che questo territorio è in grado di produrre delle cose buone. La nostra è un'area che non può diventare solo sede di insediamenti industriali. L'obiettivo è stato quello di riportare in auge le vocazioni originarie del territorio, quelle di produrre alimentazione di una certa qualità che porta, fra l'altro, opportunità di lavoro per molti giovani. Con Nunzio Marcelli scopriremo ora le fasi della produzione del formaggio derivato del latte, che deve essere riportato anzitutto ad una temperatura media dei mammiferi, che è di 36-37 gradi. A quella temperatura viene aggiunto del caglio. Immettendo questi enzimi si attivano nel loro lavoro di rottura della catena del grasso a 36-37 gradi. Una coagulazione che dura circa 20 minuti. Dopo 20 minuti il latte diventa come un gel, un budino praticamente. A quel punto bisogna intervenire con la rottura di questa massa. Rottura vuol dire che si prende un attrezzo che si chiama spino o lira, a seconda della sua forma. E si riduce questo budino in tanti pezzetti molto piccoli. La pezzatura della rottura determina anche il tipo di formaggio. Se si vuole fare un formaggio che deve durare, deve essere utilizzato per la stagionatura, per cui essere più asciutto, si rompe a chicco di riso. Se invece il formaggio deve essere consumato tipo caciotta, si rompe a chicco di fava. Ecco, una volta che si è rotto, si riscalda nuovamente questa massa a 42 gradi e si ha la possibilità di avere una massa plastica che è il cosiddetto la cagliata. Questa cagliata viene poi messa in delle forme, da qui il nome formaggio. Si mette nelle forme, le forme che ovviamente sono degli stampi, oggi sono fatti in materie plastiche, ma una volta erano fatti in vimini, e mediante una pressatura, una leggera pressatura, si favorisce la fuoriuscita del liquido. Dopo qualche giorno si procede alla salatura del formaggio stesso. A questo punto il formaggio è pronto per essere messo in stagionatura.